E adesso abbiamo con noi il primo ospite, Stefano Maiolica, che da qualche anno ormai ha creato la pagina Un Terrone a Milano, che è diventato poi il punto di riferimento per migliaia di fuorisede. Oggi ci presenta il suo libro Il Sole in Valigia di Sperling e Kupfer. Ciao Stefano, buongiorno. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Da quanti anni vivi a Milano? Ormai sono 8 anni. Lo dici come? Sono navigato. Tu da dove arrivi esattamente? Da Salerno. C'è un po' di differenza, però dai, non ci sono più quei nebbioni degli anni 70, almeno no, quelli. Devo essere sincero, non l'ho mai vista, raramente ho visto la nebbia. Com'è stato l'impatto? Intanto perché ti sei trasferito, te lo posso chiedere? Sì. Allora, mi sono trasferito perché volevo prima di tutto fare un'esperienza fuori di casa e quindi allargare un po' gli orizzonti. Poi Milano era... io sognavo New York, ma costava troppo. Quindi ho detto, vabbè, vado nella New York italiana, cioè Milano. Bravo, la pensi come me, guarda, uguale. E poi per specializzarmi in psicologia sociale, quindi sono venuto a studiare a Milano, poi da lì mi sono laureato, ho iniziato tutto il mio percorso in maniera anche molto casuale sui social, fino a che è diventato poi effettivamente la mia vita, il mio lavoro. E com'è stato l'impatto con Milano? Allora, l'impatto con Milano non è stato negativo per la città, ma più che altro per i costi, perché quando sono arrivato ero uno studente con una borsa di studio, il primo ostacolo era trovare l'affitto e ho visto mostri praticamente, cose che nessun umano dovrebbe vedere. Sono stato per settimane sul divano di un amico che non sapeva come cacciarmi, comunque pasta col tonno per tanto tempo, insomma. È più la parte economica che ti fa, che il resto ti mette a dura prova, ecco. Però poi piano piano, ecco, sono riuscito a penetrare e a farmi entrare anche nel cuore questa città. Allora, il tuo libro Il Sole in Valigia, cosa ci hai messo? No, perché prima, quando ho detto che saresti stato con noi, ho anche letto quello che hai scritto, no, prima di questo viaggio. Ero convinto che viaggiare con il sole in valigia significasse imparare a farsi bastare se stessi. Mi sbagliavo e da qui parti tu, racconta. Sì, allora, Il Sole in Valigia è un... io la definisco autobiografia collettiva, cioè parte da la mia vita, però poi diventa la vita di tante persone che ho racchiuso appunto nel protagonista, che è Matteo, che è il patrono di Salerno, oltretutto il nome, quindi ho voluto legarlo comunque alla mia città, e appunto il racchiude tutto quello che è l'esperienza di un giovane che decide di andare via dal sud, arriva a Milano e deve iniziare un processo di crescita, che significa imparare a sopportare la nostalgia di casa, del mare, ad affrontare appunto spese e situazioni in cui mancano soldi per andare avanti, e tante sfide che la vita da fuori sede ti porta a dover affrontare, però ti porta anche a capire che alla fine tutto quello di cui hai bisogno è riuscire a stare bene con te stesso. Se stai bene con te stesso, allora puoi stare bene ovunque, e questo significa avere il sole in valigia, cioè portarsi comunque con sé quelle che sono le nostre radici, quello che sono i nostri affetti, portarli sempre con noi e quindi non sentirsi mai soli. Certo, creare buone relazioni poi alla fine, no? Quando tu stai in un posto dove tante buone relazioni, hai già tutto quello che ti serve, sì. Amici... Sì, anche questa è una complessità sicuramente di una città come Milano, che è sempre di fretta, no? Quindi quando arrivi sei già in corsa e sembra quasi impossibile trovare delle persone che abbiano voglia di conoscerti o di inserirti in un gruppo. Però non è così, guarda. Poi i milanesi rimarranno amici con te per tutta la vita, questo te lo posso dire. Sì. No, ma poi l'ho imparato io. Anche nel libro faccio questo paragone, no, tra le città del sud come Napoli, che sono una donna o un uomo seducente, passionale, che subito ti fa battere il cuore, e Milano è una città invece più intrigante, che magari all'inizio te la fa sudare tanto e poi dopo ti entra nel cuore. Bellissimo. Avresti voglia di tornare a Salerno o rimarrai qui?
Allora, in questo momento ho costruito un bel po' di basi solide a Milano. E mi sento, cioè, sento che questa città mi sta dando tante opportunità e, cioè, sono felice di continuare a crescere. E attualmente non saprei bene come riuscire a portare quello che faccio anche nella mia città, anche a Salerno. E l'ideale per me sarebbe riuscire ad avere Milano come base per poi spostarmi in giro e poter tornare il più spesso possibile, certo, anche a trovare la mia famiglia, il mare, sì, perché poi quella, la vera mancanza sono le persone, sono, infatti, i nonni, la mamma, il papà, quindi riuscire a stare con loro. Oltretutto anche nel libro parlo tanto della paura anche della morte dei propri cari, no? Del fatto di perderli mentre tu sei lontano e magari, certo, vivere di rimpianti, di momenti che avresti potuto vivere più intensamente invece eri altrove. E quindi anche questo è una sfida dura che mi fa pensare di, ma forse dovrei tornare, forse dovrei stare con loro, però ecco, in questo momento la mia vita è a Milano. È a Milano. Io ti ringrazio per questa bellissima chiacchierata, proprio ci hai colpito, no? Anche quando parli dei tuoi cari, la paura di perdere e tutto quanto. Stefano Maiolica, la tua pagina sui social, Terrone Milano. Sì, esatto, sì, sì, seguitelo, sì, soprattutto se siete appena arrivati a Milano, che c'è bisogno, esatto, di sostegno. C'è uno degli ospiti che abbiamo avuto che ha detto che quando è arrivato a Milano gli è sembrato in un anno di invecchiare di 10, tante cose ha fatto, ti risulta. Lo so, questa è una caratteristica, inizia a perdere i capelli, però cresci anche più velocemente, mettiamola così. Il sole in valigia di Sperling e Kupfer, il suo libro. Grazie, buona giornata. Buona giornata. A presto. Stereophonics, Maybe Tomorrow. Poi mi è piaciuto che ha paragonato Milano alla New York italiana, perché è proprio quello che penso. Infatti Milano la lascerei solo per New York. Tu per quale città la lasceresti o per quale posto nel mondo? Beh, lavorativamente parlando, per nessuna, perché è tutto qui lo spettacolo, quindi. Sì, quindi noi facciamo spettacolo, che stiamo dicendo. Vabbè, Stereophonics.